Bentornati al nostro appuntamento di approfondimento delle collezioni e del mondo Stibert. Nella nostra mostra Giallo allo Stibert affrontiamo il tema delle sottrazioni in tempo di guerra. Razzie e furti perpetrati dai soldati d'occupazione furono sicuramente una piaga per i beni culturali, ma anche la distruzione di opere d'arte causata dalla guerra può essere considerata come una forma di sottrazione, e forse anche più grave, dal momento che nessun recupero è più possibile. Ispirandoci a questa tematica, vogliamo raccontare una storia forse poco nota, quella delle spade in Giappone durante il periodo dell'occupazione americana. La Seconda Guerra Mondiale è sicuramente stata una delle tragedie più grandi della storia umana e nelle regioni coinvolte non ha risparmiato niente e nessuno. Il fronte del Pacifico ha visto contrapporsi principalmente le forze giapponesi contro quelle americane ed ha richiesto un tributo di sangue molto ingente. Numerosi ed importanti furono gli accadimenti durante l'avanzata americana fra le isole del Pacifico. Alcuni di essi sono celeberrimi: l'affondamento delle corazzate giapponesi Yamato e Musashi, l'assalto a Iwo Jima e l'istituzione dei cosiddetti gruppi di attacco speciale, meglio noti come kamikaze. Tra il 1941 e il 1945 i combattimenti furono durissimi, con immani perdite da parte di entrambi gli schieramenti. Ma alla fine sappiamo tutti come andò a finire. Il 2 settembre 1945, il ministro degli esteri giapponese Mamoru Shigemitsu firmò l'atto di resa a bordo della USS Missouri, nel quale si stabilì la consegna delle armi da parte di tutti i soldati dell'esercito imperiale. Fra queste erano chiaramente incluse le sciabole in dotazione ai militari giapponesi, armi tristemente ben note a molti soldati alleati. L'importanza simbolica della consegna delle spade da parte dei giapponesi fu talmente ben compresa che furono istituiti dei veri e propri eventi pubblici, in cui gli sconfitti consegnavano agli ufficiali alleati le proprie sciabole d'ordinanza. Il risultato fu la requisizione di una quantità incredibile di spade, sia moderne produzioni di massa, le cosiddette Gunto, sia antichi tesori di famiglia, portati in guerra con orgoglio dagli ufficiali giapponesi. Nel migliore dei casi, alcune di queste armi furono portate a casa come souvenir da parte di soldati alleati. Nel peggiore, finirono gettate, letteralmente a palate, nelle fornaci delle industrie metalmeccaniche. Fino al 28 aprile del 1952, giorno dell'entrata in vigore del Trattato di San Francisco firmato l'anno precedente, il Giappone divenne un protettorato americano e durante questo periodo la pubblica sicurezza fu gestita in buona parte dai soldati americani. All'indomani dell'atto di resa fu richiesta la consegna di ogni tipo di arma da parte di chiunque, civili e militari, senza alcuna distinzione fra armi da fuoco, armi antiche o di importanza storica. Ogni cittadino aveva l'obbligo di recarsi al comando americano più vicino e depositare le armi in suo possesso, con la speranza che al momento opportuno le avrebbe riavute. Fu così accumulata una quantità di spade impressionante, comprese opere di estrema importanza storico-artistica. Il problema della presenza fra le armi confiscate di opere d'arte e di esemplari di importanza storica fu immediatamente sollevato da parte delle autorità giapponesi. E a tal proposito è interessante un memorandum redatto dagli uffici del quartier generale del comandante in capo MacArthur che testimonia il caos regnante nella prima fase di gestione di questa vera e propria grana. Il documento, redatto nel marzo del 1946, dà conto delle ordinanze e delle comunicazioni ricevute o emanate in merito alle spade classificate come opere d'arte. Il punto 1 del documento sintetizza in modo esemplare la situazione e recita: le contraddizioni sulle norme comunicate ai funzionari giapponesi sulle modalità di trattamento delle spade designate come opere d'arte sono fonte di confusione e, in certa misura, di imbarazzo per questo quartier generale. Viene sottolineato che il 24 settembre 1945 il governo giapponese è stato autorizzato a trattenere le spade considerate opere d'arte o di importanza storica e in mano a cittadini di provata fiducia. Ma nel dicembre dello stesso anno vengono registrate problematiche importanti. Il 3, una comunicazione da parte del 25esimo Fanteria di Stanza Nagoya
sentenzia arbitrariamente la revoca dell'autorizzazione a trattenere le spade, anche di importanza artistica. Pertanto ogni cittadino è tenuto a consegnare le spade di cui è in possesso. Il 13 dicembre l'ufficio centrale di collegamento di Tokyo lamenta il fatto che vengano sequestrate anche spade classificate come tesoro nazionale. Il 20 dello stesso mese, il solito ufficio di collegamento, assieme al Ministero per l'Educazione, fa una richiesta urgente affinché il quartier generale di MacArthur intervenga per proibire il sequestro di tesori nazionali nell'area di pertinenza della Sesta Armata. Tanto che il 10 gennaio il quartier generale è costretto a ribadire ufficialmente l'autorizzazione al governo giapponese conferita il 24 settembre dell'anno precedente. Ma il 15 gennaio si registra che ufficiali e collezionisti continuano a chiedere delucidazioni sulle procedure riguardanti le spade opere d'arte e girano voci di alcuni tesori nazionali trattenuti dalla polizia come souvenir. Il 29 gennaio viene consegnato un report in cui vengono esplicitati alcuni numeri: 86.462 permessi a tutela di spade artistiche rilasciati a fronte di 569.013 spade trattenute come armi. Vengono inoltre registrate lamentele su danneggiamenti di tesori nazionali e altre spade di rilevanza storica, oltre che al protrarsi del malcostume di alcuni fra il personale di occupazione di portarsi via delle sciabole come souvenir. Fra le opere di altissimo valore che in quel periodo andarono disperse, spicca la famosa Honjo Masamune, spada appartenuta alla famiglia Tokugawa e dichiarata tesoro nazionale nel 1939. Ancora oggi la sua collocazione è sconosciuta e ciò la rende la spada più ricercata al mondo. Se il destino delle spade sequestrate era spesso segnato, dobbiamo anche registrare come non di rado i cittadini stessi, chi per non avere problemi, chi come forma di protesta contro l'obbligo di consegnarle, decisero di distruggerle facendole a pezzi. In questa immane tragedia sono andate disperse o distrutte innumerevoli opere d'arte e le spade giapponesi, con la loro natura ibrida, hanno naturalmente subito un duro destino. Ci vollero anni prima che la prevalenza dell'aspetto artistico di queste armi tornasse ad essere riconosciuta. Solo nel 1948 fu istituito il Comitato di tutela delle spade giapponesi, che ancora oggi si occupa della salvaguardia e della promozione di quest'arte millenaria. Testimonianze di questa triste storia sono tuttora facilmente reperibili e ci hanno permesso di avere una grande opportunità, quella di poter eseguire studi scientifici con tecniche non utilizzabili su quelle spade che hanno superato indenni quel duro periodo. Studiando le sezioni delle lame, potendo effettuare metallografie e analisi chimiche approfondite, si sono potuti raccogliere dati di grande interesse, che hanno confermato, ma in alcuni casi anche smentito, certe nozioni ormai storicizzate sulla produzione delle spade giapponesi. L'accanimento nel sequestro di armi bianche in un'epoca di portaerei, sottomarini, fucili mitragliatori e bombe atomiche ripropone, per allora come per oggi, la questione di quanto questo tipo di manufatti possano ancora essere considerati un'arma e se la loro distruzione possa realmente contribuire a creare una società più sicura.